Cinema adesso con i protagonisti, regista e produttore di Malati di Sesso, uno dei film premiati al Festival di Salerno che si è appena concluso, come ci riferisce Elena Malizia. Ho incontrato una ragazza, una seduttrice seriale come me. Si intitola Malati di Sesso, ma è soprattutto Questione d'amore. Una commedia in bilico tra ironia e tensione drammatica, protagonisti Francesco Apolloni e Gaia Bermani Amaral. È tra i film premiati al 72esimo Festival del Cinema di Salerno, rassegna internazionale che spazia dalle webserie ai corti, alle pellicole arrivate da tutto il mondo. Parla di affetti strani, di due persone che si fanno male a vicenda, poi si incontrano, si parlano, risolvono delle cose, il sesso diventa molto secondario. Sceneggiatura brillante per un'opera prima sotto tutti i punti di vista, anche quello produttivo, una scommessa vinta che apre una nuova sfida. Il prossimo passo è un mio primo film internazionale, diretto da Brian De Palma. Per me è stato un grande onore poter lavorare con questo enorme maestro. È un film che tratta dell'ISIS, del terrorismo, con Nikolai Coster, Clarice Van Houten e Guy Pearce.